Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. È un'emozione immensa averla qui a Radio Bruno. Grazie. Benvenuta ad Elisa, ciao. Ciao, ciao, buongiorno. Sarai super ospite nella serata finale. Sì. Calcherai nuovamente il palco, che dà sempre un'emozione vibrante. Sì. Non so, questa cosa che non passa mai, perché ho avuto la fortuna di venire ospite un po' di volte, eppure sì. È sempre un po' di quelle cose grosse che ti vengono, cioè una settimana prima inizi a fare i sogni, le cose, vedi il palco nei sogni. Tipo esame di maturità. Un po', sì, cioè è molto potente, sì, è uno dei palchi più potenti, ma io ho la teoria che è la storia, troppa gente incredibile ha cantato su quel palco, allora è vivo. Tu sei incredibile su quel palco perché sempre emozioni tantissimo, la tua voce sembra non avere limiti, però sappiamo che Claudio Baglioni vi mette alla prova con questi duetti, come sono andate le prove? No, sono andate molto bene, poi mi sa che non posso svelare, credo, quello che faremo, ahimè. Se vuoi. Non credo. Beh, comunque... diciamo che la rosa delle canzoni che ha scelto, che ha proposto, insomma, tutti gli ospiti sono bellissime, storiche, quindi tutte cose leggere, poca responsabilità, sempre per farci dormire molto bene nelle settimane precedenti. Vabbè, d'altronde, insomma, è molto esigente, fa sì, bene. Sì, però è sorridente, carino, nel frattempo... Devi imparare l'Odissea, però... Allora, nel 2000 il tuo grandissimo successo, la vittoria. Sì, nel 2001. 2001 era, vittoria, sì. Vittoria anche del premio della critica in italiano. Sì, mamma mia, un miracolo. Bellissimo. Ma c'è invece una canzone nella storia del festival, quindi 69 anni di musica, che è proprio nel tuo cuore, a parte il tuo pezzo incredibile. Ma allora, in realtà... Sì, ce ne sono anche più di una. Una di un po' di tempo fa, però che è sempre incredibile. Adesso aiutami, non mi ricordo se era una o l'altra. Beh, entrambe incredibili, ma e poi... Ah sì, di Giorgia. Di Giorgia. E poi l'essenziale anche di... Mengoni. Sì, quindi la canzone lì incredibile. 94 mi sembra 2013. Ma che brava, una specie di Macintosh, un archivio vivente. Come tu hai studiato le canzoni, io studio Sanremo ogni anno, è quello. Però vedi, poi dopo, tra 2000 e 2001 mi sono sbagliata. Può succedere, invece non mi sbaglio nel dire che il tuo album di 11 tracce inedite di Aria Aperti, di sì. Aria Aperti è sì. Bellissimo. Ma grazie, grazie mille. Spazi a livello musicale in tanti generi. Sì, questo è un po', diciamo che, allora, è sempre stato un po' anche un problema, se vuoi, perché tanti generi messi insieme o comunque cambiare disco dopo disco non è semplice. E con l'età sto cercando di imparare a vederlo come una caratteristica, non più un problema, perché sono fatta un po' così, cioè cambio spesso, sempre stato così. Quindi in questo album un po' di cose che convivono, ma è anche più omogeneo del solito, secondo me. E tra l'altro hai sempre collaborazioni nuove, scopri anche nuovi talenti, li fai emergere ancora di più come autori, come cantanti, tipo come Calcutta per esempio, che grazie a te ha spiccato ancora di più il volo. Ma onestamente secondo me lui ha scritto una canzone bellissima, perché secondo me sono un po' le canzoni a farsi un po' strada fra le persone, cioè nel cuore della gente, sono, è come se avessero le gambe, camminano da sole, no? Secondo me Calcutta è veramente un grande cantautore, cantante, quindi è stato un bello scambio, insomma, in realtà, sì, forse non è conosciuto proprio dal grande pubblico, in realtà poi sempre di più, ma insomma è stato un onore farlo conoscere ancora di più, insomma. E a marzo invece inizia il tuo tour. Sì, nei teatri. E stupisci sempre nel tour, c'è sempre qualche cosa di innovativo, ci puoi già svelare qualcosa? Ma in realtà questo concerto cercherò, perché non è facile, diciamo che a volte la dimensione magari un po', a volte anche che si ingrandisce, anche per fortuna, no? Quindi i palasport, delle dimensioni che diventano
grandi, qualche volta lasciano poco spazio, se non sei tu brava a riprendertelo, per degli scambi emotivi anche un po' più profondi o le cose più inaspettate o improvvisate, che appartengono di solito anche alle cose più degli esordi, eccetera. Quindi l'intento nell'andare in questi spazi che sono più intimi proprio di per sé è proprio quello di recuperare un'intimità, una spontaneità anche nella scelta a volte dei brani, quindi permettersi di fare sì le cose più, le hit, insomma le canzoni che tutti conoscono, ma anche alcuni viaggi insomma in cose meno conosciute, più legate al cuore, alle esperienze personali, ecco. Questo. Quindi assolutamente da andare a vedere, da scoprire in questo nuovo viaggio musicale. Grazie mille. Grazie a voi. Di essere stata qui a Radio Bruno, ad Elisa. Grazie, ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biperbanca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissin Bon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.